in questo nuovo building e in questa nuova organizzazione. Così in un contesto dove gli spazi sono così ridisegnati, immagino si debba affrontare anche il tema delle relazioni, cioè come ci si relaziona con le persone quando così si organizza in maniera differente il lavoro e lo spazio. E di relazioni parliamo adesso con Claudia Crescenzi, che è founder executive coach di GrowBP, sta testando la nostra seduta attiva di Tecnogym. Ho l'autorizzazione di Tecnogym. Ah, perfetto. Ho chiesto per... Allora, quindi Ubi Maior, come si dice. Quindi è anche autrice di un libro di grande successo pubblicato dalla Est, Segui il flusso, che trovate nella nostra libreria, ed è anche presidente eletto di ICF, quindi insomma... un sacco di titoli. La cosa più importante è che è autrice del nostro libro, leggetelo. Quindi. Sono Claudia, che sta seduta su questa palla, che devo dire che è molto comoda. Ecco, quindi l'importante è che tu hai dall'iPad, quindi da lì. No, stare qua a guardare. Se ho capito bene, funziona così? No. Come funziona? Sì, è la freccettina Martina, destra. Martina, aiuta. È la freccettina destra. Ok, ecco. Perfetto. Ottimo. Va bene. Allora, scusate, ma io sono, come ha detto qualcuno stamattina, ci sono le persone che si trovano più comode se non hanno la palla, no? E siccome io la mia prima vita è stata sportiva e giocavo a basket, ovviamente non è la palla per giocare a basket, ma sicuramente mi dà più tranquillità, visto che sono un essere umano e quindi ci sono le emozioni che in questo momento stanno facendo di tutto e di più dentro di me. Mi sono presa la mia zona di comfort autorizzata da Tecnogym per mettermi sulla palla, quindi spero che voi riusciate ad ascoltarmi, a sentirmi, a entrare in connessione con me nonostante il mio essere seduto, che poi durerà molto poco, vi assicuro, perché tanto chi mi conosce sa che dopo 2 secondi mi alzo, ma comunque vabbè. Ok, allora l'obiettivo del mio intervento è quello di in qualche modo cercare di fare un ragionamento insieme sulla grande stretta connessione che si ha tra il profitto e le persone. Voi direte, bah, sì, certo, le persone sono coloro che lavorano e quindi fanno profitto. Ecco, vorrei partire, se ce la faccio, da questa slide. Che cosa vi evoca questa slide? Se qualcuno ha l'audacia di dirlo, sono felice, se no per qualche minuto lo dico io. Cos'è che vi evoca? Confusione. Comunità. Condominio. Bravo. Ok. Allora, diciamo che questa è una slide che io uso spesso durante il mio training, che è il condominio. No? Ci sta quello che urla, c'è un po' di confusione, c'è un povero amministratore, povero, che cerca di far da facere. E quindi diciamo che potrebbe essere un condominio e rappresentare anche un'organizzazione aziendale? Rappresenta? Ok. Quindi diciamo che l'organizzazione è un condominio e quindi è un sistema di persone. Non solo, l'organizzazione aziendale è un sistema dove c'è anche processi e procedure, corretto? Ok. Ora proviamo a vedere in un altro modo. È possibile che questo condominio sia la rappresentazione dell'essere umano in qualità sistema? Ta 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 ta. Sì? Perché sì? Esatto. L'essere umano, grazie. Qualcun altro vuole aggiungere qualcosa in relazione a questo? O se c'è qualcuno che non è convinto? Finito il tempo della palla, non so, mai. Allora, l'essere umano effettivamente è un sistema. Stamattina si parlava di organizzazione, organizzazione dipendente, attivazione della persona, cittadini attivi, alcune parole che mi sono rimaste in testa. Se noi cominciamo a immaginare che l'organizzazione aziendale è un sistema, e su cui ci siamo, ma ogni essere umano è un sistema, il sistema prevede l'interazione tra elementi, la cosa sposta un po' l'asse. Perché? Perché l'asse, stamattina qualcun altro dei colleghi, di cui non ricordo il cognome quindi mi scuso, ha utilizzato il triangolo, credo forse Zanuso della Tecnogym, credo, non so. Tecnogym, ok, grazie.
Il triangolo, vediamo al vertice l'organizzazione, e su qui ci siamo. Al lato in noi, che vuol dire la relazione interpersonale, minimo due sistemi che si parlano, e da quest'altra parte io, vale a dire l'organizzazione aziendale ottiene profitto attraverso la performance dell'io, che è un sistema. Il sistema io lavora attraverso la relazione con l'altro io e quindi si crea un terzo sistema che è il noi. Ci siamo fino a qua? La cosa si complica perché si tratta di far armonizzare gli n sistemi che ci sono. Qui, ricapitolo, io sono un sistema, almeno ho corpo, e l'abbiamo già visto con tutti gli esercizi. Fra l'altro forse mi sono messa seduta perché dopo la corsa mi sono sentita affaticata. È una cosa che mi è venuta in mente adesso, Max, per cui così la do. Almeno con tre aspetti: corpo, emozioni e testa. Ci siamo? Questo almeno sono tre. L'altro ha un altro sistema, sempre corpo, sempre emozioni e sempre testa. Ma la testa probabilmente non è detto che ragioni come la mia, anzi, molto spesso ragiona in maniera divergente. Poi c'è il terzo sistema che è noi. Allora, se il mio sistema è allineato, e poi adesso spiego che cosa vuol dire allineamento, riesce a lavorare meglio con l'altro sistema che incontra. Si crea il terzo sistema del noi e può portare a una performance in linea con il raggiungimento dell'organizzazione aziendale. Inizialmente nella mia slide avevo messo azienda, i miei colleghi lo sanno, poi l'ho tolto, dico no, organizzazione. Perché l'azienda sembra qualche cosa di status differente, qualcosa di che non sono io, mentre l'organizzazione aziendale, io sono parte dell'organizzazione aziendale come essere umano. Ci siamo fino a qui? E ho scritto successo sostenibile. Qui si complica la situazione. Allora, vi faccio una domanda. Provate a seguire il mio flusso, che sembra apparentemente che non c'entra nulla. Vi chiedo di pensare individualmente alla motivazione perché siete qua, con tre diversi ruoli. Come persona, cioè io come Claudia perché sto qua, ok? Quindi tu nel tuo essere. Io come ruolo in questo momento, come facilitatrice, perché sono qua? Che obiettivo ho? E io come rappresentante di azienda, visto che ho un'azienda e poi altre cose, perché sono qua? Vi chiedo, nel rispetto dei vostri ruoli, di chiedervi perché sono qua. Avete voglia di farlo? Ok. Poi se c'è qualcuno che vuole provare a rispondermi nei tre diversi modi, mi sarà d'aiuto. Veloci, che ci sono 20 minuti, non c'è molto. Quant'è? Vabbè, io confido che si espanda il tempo. Nessuno? Faccio il mio esempio. Allora, parto dall'obiettivo aziendale. Sono qui per far conoscere la mia realtà aziendale. In qualità di facilitatrice, sono qui perché ho l'intendimento di farvi passare un messaggio, di far sì che la mia comunicazione possa arrivarvi. Come Claudia, umanamente, ho l'obiettivo di uscire e scendere da questo palco con la piena soddisfazione, con la sensazione di aver fatto sì che a voi arrivasse un messaggio il più possibile coerente con quello che era nella mia testa. Ok? Vi è chiaro un po' di più questa cosa? Allora, nelle aziende, principalmente nel mio essere umano, non sempre questi tre obiettivi sono allineati. Faccio un esempio. Devo fare una riunione. L'azienda mi sta chiedendo di fare una riunione. Devo convocarla. Io devo guidarla perché sono la responsabile di un ufficio. Ok? Non c'ho nessuna fantasia di farla, ma la devo fare. Primo disallineamento dell'obiettivo.
Se io sono disallineata sull'obiettivo, sicuramente non sarò totalmente efficace nella riunione, perché non sarò presente, c'è qualcosa che mi disturba. Ci siamo su questo? Ok? Se io non sono totalmente presente nella riunione, farò molta più fatica, spenderò più energia e la mia performance... C'ho questo, ma perché giro così? Ragazzi, fantastico. E la mia performance non sarà così forte. Vorrà dire che io faccio una fatica della miseria per arrivare a un minimo di profitto. Vi suona? Mi sei riuscita a seguirmi? Ok, allora dice, come si fa a allineare? Allora, l'allineamento è, prima di tutto, individualmente cercare di farsi le domande, io, qual è la mia motivazione? Perché se aspettiamo che le organizzazioni ci danno la motivazione, vi saluto. Sì, stiamo facendo il discorso delle aziende responsabili. L'azienda sta cambiando, sta facendo un cambio di paradigma, come si dice tanto, eccetera. Ma la prima cosa, la prima e unica risorsa di cui siamo totalmente responsabili siamo noi. Quindi la prima cosa che è opportuno fare è con noi stessi, su noi stessi, semplicemente facendoci delle domande. Stamattina qualcuno, una collega parlava di fiducia, è vero, bisogna creare un clima di fiducia, ma se io non comincio a creare un clima di fiducia con me stessa, come faccio a farlo con gli altri? Come faccio a convincere qualcuno se io non sono convinta di quello che devo dire? Ok? E allora, nelle organizzazioni aziendali ci sono tre soggetti, l'organizzazione, il ruolo che rivesto e quello che sono. Perché quello che sono me lo porto dovunque, sempre, con me. Cos'è che sono? L'organizzazione ha un obiettivo aziendale, il ruolo ha un obiettivo professionale, ma io come persona ho sempre un obiettivo personale. Il punto è saperlo, dichiararmelo. La mia domanda, alla quale non voglio la risposta, è per voi. Io lo so sempre qual è l'obiettivo personale nel momento stesso in cui sono nell'organizzazione? Se ho la consapevolezza di questo, riesco a essere presente, anche in quello che non mi piace, totalmente presente. Presenza vuol dire, continuo a non usarlo, vabbè, abbiate pazienza, è così. Se io sono presente, mi verrà più facile la performance. Se non sono presente abbastanza, forse mi devo chiedere cos'è che mi serve. In questo modo posso anche aiutare l'organizzazione. E badate bene che qui il triangolo, l'organizzazione in cima, è verticistico. Da quest'altra parte la base è all'azienda, che vuol dire che è al servizio della risorsa. Che è una cosa, dici, come? Claudia, com'è possibile che un'azienda accetti di essere al servizio della risorsa? Allora, questo non è teoria, è qualche cosa che è stato elaborato durante gli anni di lavoro nelle aziende, dove qualcuno oggi mi ha chiesto, ma qual è la vostra peculiarità? Perché voi in un'altra azienda di coaching? Perché noi abbiamo un atteggiamento di focalizzazione sull'essere, non sul fare, ma sull'essere, quindi sull'individuo, nel rispetto del raggiungimento del contesto aziendale. Per cui lavoriamo, tanto per essere chiari, su progetti di gestione del cambiamento, gestione dei team, e oggi pomeriggio abbiamo un workshop che si parlava dal conflitto alla cooperazione, dove ringrazio la Loreta Rosati, che è qui, che è un HR manager di una cassa rurale che è venuta da Trento, che sarà la testimonial e racconterà concretamente cosa si fa, e faremo anche un esercizio. Quindi se volete avere maggiori informazioni su cosa concretamente si fa, dopo questa breve spiegazione, potrete venire al workshop. Abbiamo visto nella gestione di cambiamento che noi possiamo fare tutti i cambiamenti che vogliamo. Possiamo mettere le sale fitness, possiamo fare i processi riorganizzativi fantastici, possiamo chiamare la migliore società di consulenza che fa la migliore reingegnerizzazione. Ma se queste persone, questa parte qua, non viene presa in considerazione abbastanza, qualsiasi progetto di trasformazione fallisce. Vuol dire che le aziende hanno perso i quattrini.
e le aziende non vogliono perdere i quattrini. Se le aziende perdono i quattrini, poi usano altre strategie. Allora stamattina si parlava il movimento, si parlava di importanza che conviene essere il benessere, il movimento in azienda. Il benessere è benessere, cioè essere bene. Il fare è un effetto dell'essere. Come quando lavoriamo nelle aziende, tendenzialmente non lavoriamo con tutti gli individui, ovviamente, perché altrimenti le aziende non ci comprerebbero, perché costeremmo troppo. Ma quello che facciamo è partiamo da qual è l'obiettivo dell'azienda, qual è l'obiettivo di ruolo e qual è l'obiettivo delle persone che l'azienda individua come key point per operare un cambiamento. E su questo andiamo a lavorare proprio sul fatto di cosa ti serve per essere al pieno, per far sì che la tua presenza ci sia, perché è un elemento chiave. Attraverso lo sviluppo del mio essere io posso fare con più facilità, con più soddisfazione e con migliore performance qualsiasi cosa. E il fare attraverso l'essere mi permette di divenire, non di cambiare. Il cambiamento è un passaggio da una cosa a un'altra. Secondo noi il cambiamento già è passato, perché noi viviamo in un momento in cui c'è tanta velocità e quindi c'è un cambiamento continuo, cioè oggi si cambia così, domani si cambia così, eccetera. Quindi parliamo di divenire, e il divenire è un movimento continuo, e il movimento continuo lo si può fare se si sta sempre in contatto e di presenza con il proprio essere, e direi di più ancora, che è un sistema, il quale sistema può essere allenato partendo da, visto che il sistema è corpo, testa, emozioni, può partire dal corpo, si può partire dai pensieri, si può partire dalla gestione delle emozioni, perché è un sistema. Se si attiva un circuito diverso, sicuramente si avrà un effetto per rafforzare questo benedetto essere che è dentro ognuno di noi e che avrà come effetto un diverso modo di fare, magari più veloce, magari meno pesante, con un dispendio energetico minore, per divenire e per rispondere più velocemente alle organizzazioni. Sono rimasta nel tempo? Assolutamente. Ok. Ci sono domande o considerazioni, visto che manca 1:32, quindi non ho ancora. No, ma poi avrete un'ora di ci sarà il workshop, per cui benvenuta a chi verrà. Grazie.